GG Photo Art. It's media. It's art. Ha deciso di aiutare l'editoria? L'editoria, sì, beh, certamente l'editoria, ma attraverso sempre la cultura napoletana. Ha deciso di aiutare. Ma è venuto a darci buon anno? No, no, vabbè, sono venuto a darvi buon anno, buon ecco. Ma passata. Per me è una soddisfazione straordinaria essere ricevuti al Teatro Diana da tanti napoletani eccellenti. Comunque il libraio è contento. Eh? Il libraio è contento. Il libraio è contento perché si vende, ma il libro c'ha un sacco di aneddoti e di racconti proprio attingendo alla Napoli che ho visitato io e che ancora continuo a visitare, perché non dimenticate che avendo un'orchestra formata da 13 napoletani io continuo a razzolare nella Napoli, poi avendo gli amici che ho, Marisa Laurito, Luciano De Crescenzo e tanti altri napoletani anche meno noti, continuo a pascermi in senso anche alimentare dalla cultura napoletana. Grazie a nome grazie dei direttori. Grazie a te, grazie. Capisco che si debbano raccontare la Napoli, no, perché i mali di Napoli devono essere ricordati e devono essere curati anche non ignorandoli, però c'è un'altra Napoli, la Napoli sì, che racconta della cultura napoletana antica e moderna, che c'è ancora, una Napoli elegante, una Napoli del gusto, della bellezza. Quando stamattina è arrivato il sole in camera mia, io ho detto che questo i napoletani non se ne rendono conto, che Napoli è affacciata a sud, è la prima cosa che succede la mattina, arriva il sole su tutto, come a Positano del resto, arriva il sole su tutta la città. Luna rossa, chi lo sarà sincera? Quella è la domanda, la Napoli del futuro. La Napoli del futuro non si può che basare sulla Napoli del passato. Siccome la Napoli del passato, soprattutto antico, è stata una grandissima capitale della cultura e di tutto il resto, quindi bisogna rifarsi al passato e fare edificare la Napoli del futuro. Io ho imparato dalla mia esperienza personale che se fai il jazz e non conosci il blues, non puoi fare il jazz. Ho imparato che dai miei amici architetti che il grattacielo, per essere molto alto, quindi un grattacielo del futuro, deve avere le fondamenta basse, molto profonde, e quindi io continuo a dire che bisogna sempre fare capo alla Napoli che è splendida della cultura, che ha anche prodotto le più belle canzoni mondiali, perché non sono solo napoletane, sono canzoni mondiali per poeticità dei testi e per melodiosità delle melodie. Quindi bisogna rifarsi a quella Napoli lì, quella poi del grande teatro, della grande poesia, perfino della grande politica, perché per certi versi c'è stata anche un momento di splendore. E quindi bisogna, per edificare il futuro, che naturalmente Napoli sta adocchiando, speriamo sempre di più. Naturalmente ci sono dei freni terribili, che sono quelli della malavita e della mala Napoli, diciamo la verità.
Quelli là vanno sgominati, ma per sgominare quella cosa si deve risvegliare la borghesia, si deve risvegliare la Napoli, sì, e combatterla, non accettarla e subirla, la deve combattere, e come ha combattuto altre disgrazie nel corso della sua storia. La Napoli sì, anche quel libro. La Napoli sì, col libro, perché io racconto la Napoli degli anni in cui stavo a Napoli, racconto anche la Napoli di oggi, però gli anni in cui stavo a Napoli, per la verità, erano anni felici, adesso a rivederli, perché non per parlare della bellezza del passato con nostalgia, ma ricordando la memoria, che è importante, mantenendo la memoria. Quella era una Napoli che dopo la guerra si voleva bene, cioè tra borghesia e popolo c'era rispetto e amore, non c'era l'odio, e se c'era una Napoli, diciamo, era quella del contrabbando, che era addirittura salvifico, perché a distanza di quello che si vede oggi, eccetera, quel contrabbando riusciva a far vivere una Napoli poverissima che aveva perso tutto con la guerra. Io me le ricordo, le ragazze, le signore che stavano per via Toledo con le bancarelle che vendevano Pall Mall e Look Strike, e mi ricordo anche quella che cominciò alla Casina delle Rose, al chalet di Margellina, che non c'erano ancora, a vendere le sigarette sfuse con lo sfizio, si metteva la mano nel petto. Mi ricordo una Napoli che viveva per la strada, perché i bassi erano ancora fatiscenti e puzzolenti, viveva per la strada, però parlava, rispettava, ci amavamo noi quando incontravamo quelli che i cassamortari dalle parti di Portalba, capito? È stata una stagione felice di una Napoli che aveva anche una cultura e un'intelligenza, che poi è andata via anche buona parte, ma una grande rappresentanza della cultura, da Giorgio Napolitano, che era, a Antonio Ghirelli, a Giovanni Ansaldo, a Checchino Compagna, che faceva una rivista che si chiamava Nord e Sud, al signor Cosenza, che era il capo del Partito Comunista qui a Napoli, una grande personalità, ai professori di università come Caccioppoli, ai grandi, anche ai Giannini, quelli che avevano fatto il Carosello Napoletano, anche quelli che potevano essere discussi, ai letterati che erano Marotta, ma anche tanti altri importantissimi, Ermanno Rea, tanti, insomma era un Napoli e della cultura che ancora oggi sopravvive. C'è un altro tipo di cultura, ma era un tipo di cultura allora che come dire, parlava molto anche della Napoli, sì, della Napoli bella, della Napoli da amare e da rispettare. Adesso, ahimè, spesso si va verso, per vendere soprattutto, si vende una Napoli che è quella negativa, che non dico che non si debba vendere, che si debba nascondere sotto il tappeto, ma deve essere messa in luce. Però ci deve essere anche goppo tappeto, un'altra Napoli, quella là della bellissima, del panorama, perché io non lo disdegno affatto, della cartolina, della bellezza del sole che entra in tutte le case, della bellezza del panorama più bello del mondo, del golfo più bello del mondo, e della cultura napoletana antica e moderna. Cadorma sonno chino
una canzone appena sfornata. Ma io canto con l'orchestra italiana e facciamo le canzoni napoletane più famose, perché sono quelle che capiscono a Brescia, anche se spiego Voce Notte, che spiego a Piacenza, però poi nel cuore mio ci sono delle canzoni napoletane meravigliose che col mio amico Francesco Caccavale ricordavamo ogni volta che ci incontravamo. Purtroppo Caccavale non c'è più, ma Munasterio è una canzone straordinaria. Catarì, sempre di Salvatore Di Giacomo, che è quella marzo un poco chiove, è nato un poco a stracqua. Munasterio, che è quella iettai sto coche via, mezza una strada in coppa una montagna meniet. Sono canzoni meravigliose sia per le poesie, la poesia ineguagliate, e sia per la melodia, la melodiosità nobile di queste canzoni. Riascoltate Munasterio, sembra la musica era di Mario Costa, un tarantino, quindi, e voglio ricordare, solo perché a Napoli si parla sempre del fatto che io sono di Foggia, che è Vemo Conardella che ha scritto Chiove, chi si tu sia Canaria, era foggiano, e ha scritto anche Mezzogiorno. Vorrei dire, comincia in questa città, perché qui incontri per la prima volta il jazz, forse lo lambisci un po' a Foggia, ma di... No, poi, no, incontro a Foggia poi, perché ho fatto il ciclo del jazz a Foggia, però qui sono entrato Bruni subito... e Murolo, e quindi tutta la parte del Marchese Patrizi, insomma, diciamo, e poi gli americani, qua nascono delle passioni della tua vita? Beh, qua nasce il gli fatto che capisco che il sogno di suonare non è impossibile, che la passione, abbiamo suonato una volta il clarinetto sulla portaerei, chi avrebbe mai pensato che suonavo male, ma però i marinai americani mi chiamavano The Italian Barry Goodman, una cosa. E poi naturalmente la lunga frequentazione con Roberto Murolo, che ho avuto la fortuna di conoscere appena arrivato a Napoli, ho avuto la fortuna attraverso un mio amico che è qui, che si chiama Giacomo Rocca, figlio di un grande compositore di canzoni napoletane, Giacomo, che ho ricordato, che è qui, mi ha accompagnato oggi qua, perché gli amici di Napoli rimangono i miei amici. E devo dire che da lui ho conosciuto proprio nella prima serata, non mi sembrava vero, dopo 3-4 giorni che stavo a Napoli, Roberto Muro, Sergio Bruno, Alberto Continesio, Edoardo Caliendo e tutti i grandi artisti napoletani, Nunzio Gallo e tanti altri artisti napoletani, con i quali poi sono diventato amico, soprattutto di Roberto, proprio frequentandolo molto. Ah, gli amici di Digifoto Art, che è una parola monca dell'ultima vocale, che sarebbe arte, però si capisce, Digifoto Art, ovvero arte.